Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Banner Limit Break di Angeal, che ovviamente un pochettino spiazza, letteralmente un pochettino spiazza il mio pensiero, semplicemente perché non lo volevo. Cioè io fondamentalmente un altro, l'ennesimo banner Limit Break non lo volevo. E non lo volevo semplicemente, uno, perché stiamo uscendo dal periodo di anniversario e quindi le risorse sono quelle che sono, e ovviamente, punto secondo, mettere i personaggi nuovi con banner Limit Break, con meccaniche nuove e ovviamente con struttura di gioco nuovo, un pochettino è da infami, se posso dirlo, è un po' da infami. Quindi non è una cosa che mi abbia fatto impazzire più di tanto, questa scelta di mettere appunto il banner Limit Break per il personaggio di Angeal. Però ragazzi, ovviamente le regole non le faccio io, e quindi banner Limit Break di Angeal. Andiamo a vedere i dettagli di questo banner, dove appunto abbiamo una progressione standard nella prima scheda, quindi nel quarto slot un'arma 5 stelle garantita, 5 o più garantite in questo caso, perché ci sono anche le Ultimate, o per meglio dire, sì, c'è l'Ultimate di Kite, ma potreste anche trovare quella di Sephiroth, almeno credo che sia questa, ma lo andremo a controllare. E poi ovviamente la seconda pagina, al solito, molto buona, perché ci consente per l'appunto di ottenere praticamente tre armi garantite più una 5 o più. Quindi tecnicamente dovremmo avere già tre overboost qui, uno qui, e sono 4. In teoria, se siamo fortunati, dovremmo arrivare ad overboost 6 con le prime due schede. Se siamo fortunati, ovviamente. Poi i dettagli ovviamente al solito, che le percentuali degli stamp e tutto eccetera eccetera. E poi abbiamo il costume, dove appunto abbiamo difesa comunque fisica e magica aumentata del 5%, che in realtà pensavo un po' di più, mi sarei aspettato un 10% in realtà, però effettivamente 10% credo che sia un po' tanto, dato che qui stiamo parlando comunque di entrambe le difese in generale. Però la cosa che mi sorprende di più è che ci sia appunto il livello 1 e il livello 2. Quindi questo potrebbe essere comunque un bonus che potrebbe in un certo senso essere inserito anche in delle armi. Quindi sarà interessante vedere un pochettino come verrà gestito questo bonus. E ovviamente aumentare i punti per far crescere magari in futuro la possibilità di uppare entrambe le difese contemporaneamente. Il che può essere interessante, può essere molto molto interessante. E poi vabbè, il Water Blade Arcanum, dove appunto abbiamo le abilità d'acqua che fanno il 35% di danno in più. Per quanto riguarda il boost difesa all, sia fisica che magica, è un ottimo innesto, perché averlo nel costume ti consente già di buildare il personaggio in modo diverso. La cosa che un pochettino mi spiazza è il fatto che tecnicamente Angeal a questo punto dovrebbe avere come base stats HP elevati, dato che gli hanno affibbiato la meccanica del Provoke e gli hanno affibbiato anche la meccanica del Veil. Quindi immagino che lui comunque sarà, a prescindere, un personaggio con elevati HP. Speriamo che sia così, perché altrimenti c'è qualcosa che non va. Mentre invece l'arma in featured è la Tranquility, arma che effettua danni ovviamente acqua fisici in questo caso, e applica a se stesso l'effetto provoke e praticamente anche il veil, che praticamente va ad aumentare in base agli overboost della nostra arma. Quindi di base abbiamo un 5%, ad overboost 6 un 8%, e poi addirittura overboost 10 un 10%, che non sono affatto male, non è affatto male. Come Refined abbiamo praticamente un boost Physic Attack All e un boost Water Potencies, quindi diciamo che è una sorta di Glen 2.0, potremmo anche definirlo un Glen 2.0, anche se Glen come setup, come build, secondo me rimane imbattibile. Al momento, per quanto riguarda l'acqua, Glen rimane una spanna sopra. È un personaggio che comunque può sostituire Glen, quindi chi non ha Glen potrebbe tranquillamente investire su questo personaggio per avere un Water Arcanum forte. Tra l'altro con una nuova meccanica, con un nuovo setup, diciamo tutto nuovo. Chi ovviamente ha già Glen, secondo me, potrebbe tranquillamente risparmiare. È vero che la meccanica nuova potrebbe far gola, ma vi posso dire che comunque anche altre armi di Angeal hanno la possibilità di mettere Provoke e hanno la possibilità di farvelo sfruttare come tank. Quindi
non abbiate, diciamo, timore per quanto riguarda tutto ciò. L'unico timore qui è la skin, perché giustamente avere un difesa fisica e magica all associata ad un Water Arcanum è un po' uno spreco. Io a questo punto avrei fatto un costume generico come primo banner, magari non elementale, con HP e poi difesa fisica e magica insieme, se proprio devo essere onesto. Però la scelta è questa e noi ovviamente ci, diciamo, ci associamo a questa scelta. Per quanto riguarda invece le altre armi di Angil, che comunque è giusto che ve le faccia vedere, ci sono diverse armi di Angil. Abbiamo la Type 90 Longsword, simile ovviamente esteticamente a quella di Zac, che però, come potete vedere, danno non elementale in questo caso e anche con effetto di Provoke. Dà anche effetto Regen a se stesso e poi come Refined Abilities difesa fisica e Boost Physical Ability, che non è male, è una buona accoppiata. Non è così brutta come accoppiata. Ovviamente a overboost 10 abbiamo un 750% addirittura, che non è malvagio, quindi è un'arma che comunque fa il suo lavoro. Abbiamo anche la Greatsword A. Greatsword A, che in questo caso effettua difesa fisica down praticamente a tutti i nostri avversari e inoltre mette anche Veil. Quindi abbiamo la possibilità appunto di poter abbassare la difesa fisica e mettere anche Veil sul nostro personaggio. Abilità come Refined, abilità fisica e Boost Ability fisica addirittura 52, quindi questa è un'ottima arma da mettere magari in futuro in wishlist giusto per avere queste Refined. E poi ovviamente anche la difesa down per tutti quanti non è affatto male. La Type 91 Two Handler, altro tipo di spada nuova per Angil, con sigillo diamante, quindi sigillo ability, 3 barre ATB soltanto, 420% di danno che abbassa attacco fisico e attacco magico. Quindi questa è un'ottima arma, che tra l'altro boosta anche HP e ability boost, ability potencies, quindi non sono neanche tanto male come Refined, sono delle Refined generiche che possono essere inserite praticamente ovunque quando overcappate le vostre stats, quindi non è neanche male come arma, non la trovo affatto male. Le armi di Angil non sono male, almeno queste che stiamo potendo analizzare come, chiamiamole, free to play, quindi con tutte le armi del suo pacchetto, però è normale che la sua arma featured è quella migliore. Abbiamo anche la Shira Greatsword Model 1, 620% danno fisico non elementale con resistenza terra abbassata. Anche in questo caso Veil, che viene applicato praticamente a se stesso, e Refined Attacco Fisico e Buff Debuff Extension. Un accoppiato un po' particolare, in realtà, come Refined, che però non sono brutte, anche perché abbiamo diversi personaggi fisici che possono effettivamente giocare con il Buff Debuff Extension, quindi non è così malvagia. Successivamente abbiamo l'Alloy Greatsword, che è esattamente la stessa versione di quella di Sephiroth. Quindi anche in questo caso abbiamo Thandaga, che addirittura OB10 ha un 900%, però in questo caso single enemy. Quindi se Sephiroth era una OE, Angil è un single enemy. Quindi questa sarebbe stata un'ottima arma, per esempio, per lo scorso ranking dungeon. O per lo scorso ranking battle, più che altro. Boost magico tuono come Refined, ottimo boost magico addirittura a 62 punti. Quindi tier 3 praticamente di boost magic, molto 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 buono. Poi la Stalwart Integrity, dove appunto abbiamo difesa fisica e attacco fisico incrementato in una botta sola, non male. Tra l'altro abbiamo la possibilità praticamente di farlo per tutti gli alleati, quindi difesa fisica incrementata per tutti gli alleati e attacco fisico incrementato per tutti gli alleati. Questa è un'arma incredibile. Refined HP Buff Debuff Extension, quindi benissimo anche come Refined per quanto riguarda i nostri curatori e per quanto riguarda ovviamente in generale i nostri setup, ma Angil praticamente abbiamo un'arma primaria e un'arma secondaria che secondo me già sono una accoppiata eccezionale. Questa come arma secondaria per Angil penso che al momento sia la migliore da poter utilizzare per avere un team fisico, diciamo competitivo tra virgolette. Si può comunque utilizzare anche quest'arma e permettere magari a personaggi come Matt o Eris o altri personaggi che curano in generale di potersi concentrare su altro.
È vero che se avete overboost alti di Centipede, di Bahamut Rod o comunque di queste armi, giustamente non ve ne fate nulla, perché è comunque la possibilità di poter giocarla meglio. Solo che quest'arma però fa direttamente high, e fa direttamente high direttamente ad OB6. Quindi diciamo che, a differenza di Centipede e anche Bahamut Rod, vi dà un vantaggio in più. Quindi potrebbe essere una buona soluzione. Successivamente abbiamo la Innocent Warrior, dove appunto abbiamo in questo caso Fire Aga, quindi range tutti quanti i nemici, fuoco e magico come boost, arma diciamo standard che abbiamo visto anche in altri personaggi, niente di eccezionale. La Gargantuan Monolith, che in questo caso mette Provoke, che praticamente viene applicato, e anche difesa magica incrementata. Anche questa potrebbe essere una buona arma secondaria per avere appunto una build appunto da tank per il nostro Angil, che per l'appunto ci consente comunque di incrementare anche HP e difesa magica di tantissimi punti, tra l'altro. Quindi questa utilizzata come arma principale può essere veramente interessante, dipende anche ovviamente il combattimento che andiamo ad effettuare. E poi abbiamo ovviamente come finale la Sequoia Dendron, che effettua danni terra, quindi va in accoppiata con quell'altra arma che riduceva la resistenza terra. Quindi abbiamo diverse opzioni per poter giocare Angil, però secondo me quella che al momento risulta essere la migliore è ovviamente acqua fisica, con arma principale la sua Featured, e poi arma secondaria invece la Stalwart Integrity, che potrebbe essere molto 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 interessante. E sono armi che sicuramente per un motivo o per un altro metteremo in wishlist, perché sono comunque armi interessanti in generale. Ovviamente non nel banner questo, perché non mi voglio rovinare comunque magari nell'eventualità di pullare la possibilità di ottenere le armi, però è comunque, sono comunque delle armi che anche tramite ticket farà piacere ottenere pian piano. Detto ciò, facciamoci la daily free, la prima daily free della nostra nuova campagna di rilascio del capitolo, e poi ci salutiamo. Ok, Cloud che non ha nessuna skin, quindi per il momento siamo... Potremmo aver shaftato già subito la prima multi, cosa che non mi sorprenderebbe più di tanto, ad essere sincero. Però abbiamo la schivata, quindi va benissimo. Una sola arma, che è di Barrett. Che? Ah, va bene, l'assault gun. Ma ce l'ho già comunque più OB, cioè OB6 anche più, quindi diciamo che tutto fa brodo, quindi va bene. Questo invece è il banner di Angil. Come potete vedere non abbiamo limiti, 2000 gemme rosse per pullare solo armi di Angil e una garantita. Quindi qui, se volete sbizzarrirvi per ottenere appunto le armi di Angil, potete tranquillamente farlo. Detto ciò, non c'è altro da dire su questo banner, è comunque un ottimo banner, a prescindere, mi duole dirlo, ma è un ottimo banner. Però ricordatevi anche il discorso Glen barra Angil. Se avete Glen, secondo me una ripetizione del genere potrebbe essere comoda per la Guild Battle, assolutamente sì. Se volete appunto dare un contributo alla Guild Battle, assolutamente sì. Glen insieme ad Angil possono essere una bellissima accoppiata, però diciamo che ci sono tantissime altre soluzioni alternative che secondo me permettono al Team Acqua di poter brillare di più. Quindi secondo me chi ha Glen può anche rinunciare a questo tipo di Angil e magari sperare in un Angil diverso. Chi non ha Glen invece, questa potrebbe essere una buona occasione per avere comunque un personaggio Arcanum Water Limit Break molto molto interessante. Detto ciò, io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao!